Buongiorno, siamo a Bolzano in Piazza Adriano. Alle mie spalle c'è un edificio dell'ingegner Ronca. Lo studio in cui collaboro, lo studio AMF, cioè Adami Marchesoni e Forti, ha avuto il coraggio di fare un recupero energetico e un recupero di cubatura e quindi effettuare una sopraelevazione. La particolarità di questo edificio è un edificio del 1938, quindi è sotto la tutela degli insiemi, e ha come elemento la lunghezza e la parte, diciamo, di decoro, che è questa lesena che come particolarità fa da davanzale e da architrave. Infatti uno dei vincoli più importanti era quello di poter ripetere nel nuovo elemento questo elemento decorativo, ed è quindi cosa importantissima. In più, quello che è stato fatto dal nostro studio è quello di riportare comunque l'apertura anche ai piani superiori, anche al piano superiore, cioè alla sopraelevazione. Una cosa importantissima e uno sviluppo importantissimo secondo me per Bolzano, ma tutte per le città d'Italia, è quello del recupero energetico con il recupero, logicamente, anche della cubatura, quindi poter costruire senza andare quindi a incidere su quello che è l'elemento verde della città stessa, e questa è una cosa importantissima. Altra cosa fondamentale sicuramente è l'impatto energetico, cioè il fatto di poter abbassare in modo sensibile il consumo. Infatti questo edificio aveva un consumo di circa 150 kW metro quadro e adesso, siccome c'è l'obbligo di entrare in classe C di casa clima, siamo arrivati a 63, quindi considerate che c'è più della metà di risparmio energetico, e questa è anche una cosa importante nell'economicità dell'edificio stesso. Io direi poi di andare in interno. Ecco, la particolarità è anche una cosa importante. Voi vedete che siamo in una strada molto trafficata. L'utilizzo del cappotto è stato fatto in lana di roccia, proprio per comunque aumentare la resistenza acustica dell'edificio stesso e mantenere la traspirabilità. Particolare di questo edificio era anche un intervento fatto 10 anni fa sugli intonaci, e purtroppo avevano fatto una pittura al quarzo. Questa pittura al quarzo cosa ha comportato? Ha comportato che dopo 2 anni si erano creati all'interno delle muffe, per cui prima di incominciare il cappotto abbiamo dovuto eliminare completamente l'intonaco e quindi la pittura al quarzo, proprio per ricreare quella traspirabilità che era fondamentale per l'edificio stesso. Bene, adesso parliamo dell'involucro, del recupero energetico. Come spiegavo prima, la particolarità di questo progetto era quella di ripetere il famoso elemento decorativo che è questa lesena, che comunque ha come particolarità sempre il fatto che sia un marchiapiano che fa da davanzale architrave. Qua vedete come è stato risolto il problema, nel senso che abbiamo fatto un cappotto in lana di roccia, abbiamo fatto una sovrapposizione in corrispondenza alla lesena, lasciando uno spazio di 10 cm per poi ripetere insieme all'intonaco lo spessore finale che è 13 finito, compreso poi il gocciolatoio. L'elemento che è stato utilizzato per ricreare la lesena è del vetro cellulare in pannelli. Perché? Perché è un elemento facilmente sagomabile, ma soprattutto è un elemento ad alta resistenza meccanica ed è impermeabile all'acqua. Quindi anche se la lesena come effetto riceve dell'acqua, sicuramente questo elemento non lo assorbe. Altra cosa importante è far capire alle persone che si può tranquillamente demolire le spallette senza grossissimi costi, tra parentesi, economici per quel che riguarda l'intervento stesso. Guardate che è stata proprio demolita la spalletta per uno spessore di 6 cm, in modo tale da poi girare col cappotto con almeno 5 cm, perché una buona norma è quella di girare con la spalletta per almeno la metà dello spessore del cappotto, in questo caso un cappotto è da 10 cm, e quindi poi riprendere logicamente col pannello, che poi verrà sicuramente rasato e bloccato contro quello che è l'elemento finestra. Questo è importantissimo. Altra cosa importante in questo caso è lo stacco logicamente dal terreno, che poi verrà logicamente ricoperto con sicuramente un materiale a bassissimo assorbimento. Adesso stiamo decidendo se usare del vetro cellulare in pannelli oppure dell'XPS. Comunque anche questo è importante, perché logicamente noi dobbiamo partire sempre dalla quota zero per poter isolare e quindi non creare un ponte termico lineare in corrispondenza dell'attacco del solaio freddo. Ecco, una cosa importantissima è che quando si fanno delle realizzazioni con edifici in legno è fondamentale l'utilizzo corretto di quello che sono i freni vapore o barriere vapore e eventualmente le nastre, le guaine traspiranti. Quello che in questo particolare, vedete, è fondamentale è proprio comunque la nastratura per la tenuta all'aria e quindi anche la tenuta al vapore di tutti gli elementi di giunzione. Quindi vedete che anche a livello strutturale con l'acciaio
e il legno sugli angoli deve essere assolutamente nastrato, compreso tutto quello che può essere microforature che possono esserci all'interno. Quindi diventa fondamentale la nastratura continua, perché sennò rischiamo di avere dei grossi problemi di condensa interstiziale. Quindi alla fine ci troviamo il nostro edificio che ci piove all'interno, pensando che sia una questione di perdita d'acqua per l'impermeabilizzazione, in realtà è solo condensa interna. Per cui questa è una cosa importantissima, ricordatevelo. Poi, come importante nelle sequenze, logicamente, delle lavorazioni, è quello di proteggere man mano invece dalla presenza dell'acqua, quindi utilizzando le guaine che sono a perdere. Cioè, in questo caso è molto molto pericoloso il fatto di non pensare nelle varie fasi lavorative all'utilizzo delle guaine di protezione per quel che riguarda l'acqua stessa, perché l'acqua è molto molto pericolosa. La stessa cosa vale sopra. In questo caso il nostro intervento è fatto, e quindi è una cosa un po' particolare, non si dovrebbe mai quasi mai ripetere, però in questo caso siamo stati obbligati a dover mettere una guaina di protezione, quindi abbiamo messo già al di sopra una barriera a vapore, logicamente sopra abbiamo dovuto mettere a sua volta una guaina in PVC, quindi in poche parole il nostro isolante è incernierato fra una barriera a vapore sotto e una barriera a vapore sopra, quindi il vapore in realtà non deve assolutamente passare all'interno del nostro strato isolante. Adesso vi faccio vedere la parte di sopraelevazione, quindi del recupero di cubatura. In questo caso è stato creato un attico di quasi 130 metri quadri con struttura in legno lamellare X-Lam. La particolarità di questo intervento era il recupero però dei solai. I solai erano in legno con un getto in calcestruzzo integrato. Il problema è che circa 30 anni fa c'erano state delle infiltrazioni d'acqua interne, per cui il solaio era marcito e addirittura aveva ceduto. Per cui alla fine noi dovevamo scoperchiare completamente quello che era l'assetto superiore, eliminando logicamente la cappa di rinforzo e l'impermeabilizzazione che c'era, per andare a ripulire le travi, affiancarle con una travatura nuova, e poi abbiamo fatto un solaio in X-Lam in appoggio per rivincolare tutto quanto alla superficie, in modo tale da avere una superficie d'appoggio e quindi un solaio ad alta resistenza. E quindi questa è stata una cosa molto molto difficile, molto, molto anche rischiosa, anche perché sotto ci abitavano. E quindi è stata una grossa sfida, che però ha comportato degli ottimi risultati con molta molta soddisfazione. Certamente vedete che adesso la parte sopra è stata curata in modo particolare per avere un'ottima prestazione termica, visto che comunque siamo a Bolzano e quindi cerchiamo di puntare. Infatti a livello energetico siamo fra una classe A e una classe Gold. Vediamo lo spessore del cappotto esterno di 16 cm, poi abbiamo questo pannello portante Nixlam da 8,5, poi all'interno, a seconda dello spessore della tramezzatura interna, avremo dai 6 gli 8 cm sempre di coibente, sempre di lana di roccia. Quindi avremo un pacchetto che varierà dai 22 ai 26, ai 24 cm di coibente. Altra cosa importantissima era quello di andare a coibentare in modo omogeneo e continuo tutta la struttura. Adesso vedete, per esempio, questo qua è il balcone. Siccome noi pensiamo che sotto ci abitano, oltre che a pavimento verrà anche coibentato, noi siamo andati a proteggere tutto quello che è l'elemento del parapetto. E questo verrà fatto anche sulla copertura superiore e logicamente sullo sfondato sotto, in modo tale da comunque dare una continuità termica, una protezione termica. Sopra è stato invece previsto, sopra il solaio Nixlam, da 16 in questo caso, è stato previsto e è stato anche posato un pacchetto di 20 cm sempre di lana di roccia, e poi verrà fatto superiormente anche un tetto verde, in modo tale da avere anche quello che viene richiesto a Bolzano per il discorso del recupero delle acque piovane e quindi il rallentamento dei flussi, che è una cosa importantissima. Certamente l'unicità di questo intervento è proprio l'insieme del recupero energetico con il recupero di cubatura, e io continuo a insistere che questo qua è il futuro per tutta l'Italia, cioè quello di riuscire a recuperare energeticamente un edificio, ma anche recuperare tutto quello che può essere la cubatura. Bene, un'altra cosa particolare anche è cercare di recuperare il più possibile i volumi interni per poter posizionare la parte impiantistica. Ecco qua vediamo il volume del vano scala, in questo caso ancora logicamente allo stato grezzo. All'interno verrà fatto una castellatura in acciaio per poter creare un solaio interpiano, e quindi questo volume poi verrà riempito
con una parte di impianti, soprattutto con quello che è l'accumulo dell'acqua calda. L'impianto, in questo caso, in questo progetto, è un impianto a pompa di calore che verrà messa sul tetto e quindi con riscaldamento a pavimento, e una ventilazione controllata con recupero di calore che verrà messo dentro a un vano tecnico all'interno sempre dell'appartamento. E questo è anche molto, molto importante. Logicamente il dimensionamento della pompa di calore è in funzione logicamente del tipo di involucro e di coibentazione, e questa forza termica che abbiamo avuto, questa alta forza termica che abbiamo avuto attraverso questo involucro, ci ha permesso di sottodimensionare in modo sensibile la pompa di calore, e quindi con dei minori consumi e con delle temperature di mandata più basse. Questo grazie anche all'intervento dell'ingegner Vegetti, che mi ha supportato a livello di impianto termotecnico. Grazie.